Ok ragazzi, bentornati in questo caso studio eBay. Abbiamo già fatto una puntata la settimana scorsa, andiamo a vedere cosa è successo in questa settimana. Come vedete, abbiamo anche fatto una prima vendita. Ho caricato altri prodotti in questa settimana, siamo a 57 prodotti e abbiamo fatto una vendita l'altro ieri. Ora, quello che andremo a fare dopo che abbiamo fatto questa vendita è evadere l'ordine insieme. Vi farò vedere esattamente come automatizzare il processo di evasione ordine in modo che non dovrò fare assolutamente nulla per averlo spedito al nostro cliente finale. Quindi, quello che andremo a fare poi è sistemare il template e cercare di creare un brand attorno a questo negozio, oltre a caricare nuovi prodotti. Quindi spostiamoci sull'ordine. Come facciamo? Come vedete abbiamo venduto a 38,99, quindi a 39 circa. E noi lo acquistiamo dal fornitore a 24,99, quindi a 25 circa. Ora andiamo a evadere l'ordine. Per evaderlo in modo automatizzato, quello che andrò a fare è semplicemente a cliccare sul quadratino verde che vedete sulla destra, in modo che il programma evadrà l'ordine in modo automatico per me. Detto questo, io non dovrò fare niente perché il segreto per eBay, come ho detto, è automatizzare, avere tutti i processi automatici. Ora che l'ordine sta per essere evaso e sta per essere spedito al nostro cliente finale, quello che possiamo fare è andare a creare un template personalizzato per il nostro negozio, dove andremo a descrivere le nostre politiche di spedizione, le nostre politiche di reso e di feedback per i nostri clienti. Come vedete, c'è uno qua già semi pronto, di colore circa, non so che colore è, nero, petrolio, blu, sono mezzo daltonico, quindi non riesco a capire, ragazzi, a parte gli scherzi. Ora andremo la prossima settimana a commissionare un template bello brandizzato su Fiverr, però andiamo a utilizzare questo per non lasciare il nostro negozio senza nessun, diciamo, nessuna descrizione, visto che gli annunci stanno continuando a crescere. Detto questo, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare i tre blocchi About Us, Shipping and Returns. Su About Us andremo a spiegare chi siamo, da quando siamo nel business. Qual è il nostro primario goal? In questo caso andrò a scrivere che il nostro obiettivo primario è aiutare i clienti a trovare il miglior prodotto con la migliore spedizione possibile. E come vedete in alto abbiamo fatto anche dei blocchi, ho scritto store, nuovi arrivi, aggiungi preferiti. Poi abbiamo messo il titolo, la descrizione, perché solitamente chi vende su eBay utilizza un template bianco, totalmente bianco, con delle scritte messe lì di descrizione del prodotto. Questo ragazzi non funziona, dobbiamo cercare di dare un'immagine di professionalità e essere anche professionali noi stessi per vendere su eBay, o almeno per vendere in modo un successo in modo corretto. Quindi andremo a descrivere chi siamo, che offriamo i migliori prodotti, comunque sbizzarrite, usate il marketing che preferite. Io andrò a scrivere che i nostri prodotti, i migliori prodotti, i migliori servizi sono nelle loro mani, che il nostro obiettivo primario è offrire il migliore servizio da una migliore spedizione. Poi andrò a inserire su shipping i nostri tempi di spedizione, come abbiamo visto la settimana scorsa sulle business policies, e anche le nostre politiche di reso, che hanno 30 giorni di reso gratuito, e in questo caso perché andiamo a utilizzare Walmart ci permette di restituire gli articoli entro 30 giorni, e dopo che avrò sistemato la modalità di reso e dei ritorni, andrò anche a scrivere la parte dei feedback dove gli chiederò di lasciarci 5 stelle se sono felici del loro acquisto. Se non sono felice del loro acquisto, gli chiederò di contattarci prima di intraprendere qualsiasi azione in modo da darci l'opportunità di aiutarli e risolvere il problema nel miglior modo possibile. In questo modo risultiamo, quando le persone andranno a vedere il nostro negozio, risulteremo professionali e risulteremo che vogliamo effettivamente aiutarli. Detto questo, ragazzi, poi ci spostiamo di nuovo su eBay. Voglio andare a vedere un attimo il traffico, come è andato. Come vedete, quando abbiamo caricato i primi oggetti, verso il giorno 10 gennaio c'è stato uno spike di traffico verso l'insù e poi si è appiattito nuovamente. Perché si appiattisce? Perché ci sono i prodotti
che ovviamente quando li carichiamo eBay ce li mostra prima, poi più tempo stanno senza vendere, meno visibilità ci dà eBay. Quindi cosa andremo a utilizzare come strategia? Andremo a utilizzare una strategia che ci permette di avere sempre gli spike verso il sopra, che sarebbe quella la strategia di caricare tot prodotti al giorno durante il mese. Se per esempio devo caricare 10.000 prodotti, andrò a inserire 330 prodotti al giorno per tutto il mese. È arrivato il mese successivo, ogni giorno cancellerò 330 prodotti del mese precedente e aggiungerò 330 prodotti nuovi. In questo modo avremo sempre un riciclo ogni giorno gratuito e traffico sempre al top. Questo ovviamente lo andremo a utilizzare quando andremo a inserire molti più prodotti, sicuramente dalla prossima settimana, quindi dal prossimo case study. Detto questo, ragazzi, passiamo a Walmart, perché voglio aggiungere dei nuovi prodotti. Ovviamente, ragazzi, non è il momento di aggiungere 330 prodotti. Andiamo a cercare la fitness, nicchia fitness, perché in questo periodo vende molto bene, e andremo ad aggiungere una ventina di prodotti da quella nicchia. Non andiamo a inserire 330 prodotti perché ancora l'account deve crescere, come vi ho spiegato, quindi l'account ancora, per evitare sospensione, dobbiamo andarci abbastanza cauti. Dalla prossima settimana dovremmo arrivare a circa 500 prodotti caricati nell'account, e già le cose si dovrebbero fare interessanti a livello di vendita. Quindi non perdetevi i prossimi video, restate aggiornati. Ricordati di iscriverti, mettere like al canale, così non ti perderai mai un video su dropshipping e eBay. Ma non solo, parliamo anche di finanza personale, crescita personale e tutto quello che riguarda in qualche modo i soldi. Tornando a Walmart, quindi seleziono una ventina di prodotti, li vado a caricare come vi ho mostrato nel precedente video. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, trovate il link in descrizione. Quindi andrò a selezionare Walmart, andrò a selezionare tutti i miei filtri, che come vi ho fatto vedere la settimana scorsa, quindi le foto, andrò a selezionare la provenienza dell'articolo, il business policy, il template, il sito di vendita e il sito del fornitore. Andrò a salvare i prodotti e in questo modo avremo i prodotti salvati. Il programma penserà a caricarli in modo fedeletto e ce li troveremo nel negozio. La prossima settimana, la prossima case study, cercherò di avere almeno 500 prodotti pronti. Ragazzi, ricordate di iscrivervi al canale, così rimarrete sempre aggiornati. Spero che avete apprezzato questo video, che vi sta piacendo come stiamo strutturando questo caso studio e questo accanto che stiamo facendo crescere insieme. Mi raccomando, non perderti il prossimo video, perché sarà davvero cruciale se vuoi fare dropshipping su eBay. Grazie di essere rimasto fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!